Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Siamo in un video un po' particolare poiché circa 2 mesi fa Stefano mi aveva fatto una richiesta e dopo 2 mesi sono riuscito in qualche modo ad accontentarlo. Forse, mettiamola così. Io vi lascio al video, non spoilerò niente e buona visione. L'ascensore ha delle occhiaie assurde, ma purtroppo il sonno non è previsto nella mia vita. Oggi facciamo questa sorpresa a Surri perché Stefano non è a casa, però la sorpresa è per Stefano e Surri. Stefano magari gliela mandiamo via FaceTime oppure tramite WhatsApp e vediamo la sua reazione. Qui devo fare una ripresa strettissima perché sennò si capisce dove abito e non va bene. Tudor, sto arrivando, fatti trovare all'angolo. Andiamo a prendere Tudor perché ci serve una mano per fare questa cosa. Secondo tentativo. Ok. We are ready. Altra inquadratura strettissima perché sennò scoprite dove abitano Surri, Stepney e Tudor, visto che Tudor vive lì, cioè più o meno. E Tudor ha fatto tardi, io ho fatto ritardo di 15 minuti, quindi lui dovrebbe essere in anticipo di 15 minuti, invece è in ritardo, quindi vuol dire che era in ritardo di 20 minuti. Allora abbiamo preso Tudor ragazzi, adesso andiamo a prendere gli animali, non abbiamo ancora detto che animali sono, quindi magari si aspettano, che cazzo si aspettano, non lo so. Dei cani. No ragazzi, no. E il bello è che secondo me Surri non sa un cazzo, perché Stefano se lo aspetta, perché Stefano me l'ha chiesto lui. Secondo me Surri non si aspetta proprio niente. Ma vedi che neanche secondo me arriva. Non si aspetterà mai una roba del genere. No, Stefano se l'aspetta. Sì? Sì, perché ieri io ho detto se c'era a casa, io ho detto devo portargli un regalo. E quello stronzo ha fatto subito la battuta, ma mi ha regalato un polipo. Non so perché. Perché un polipo? Ma io posso andare qua dentro? Sì. No, sì, cosa? Sì, io. Chiede uno che non c'ha la patente, che non sa un cazzo. Ma di... posso andare. Ma ormai. Come, ma ormai? Dai, in bocca. In bocca. Ma siamo arrivati tutti. È qui? Sì, ma io non posso andare in controsenso. Perché c'è questa uscita all'ospedale? Vabbè. Beh, primavera. Sei in tenuta. Ormai è quella primavera. Lo stile di Tudor è diventato più figo. Cioè, rispetto agli anni passati, che eri un po' più truzzo. In ciabatte, pantaloni bucati. L'importante, ragazzi, è essere belli dentro. Essere belli dentro. Siamo arrivati davanti al negozio. Ragazzi, il negozio più costoso di Milano di animali. Tudor, io in tutto ciò per 2 mesi ho cercato questi animali come se fossero introvabili, che è una cagata. E quale trovati? No, dopo un mese mi ha contattato su Facebook e mi ha detto sono arrivati. Ci sono. Se non sono questi, anche se li prenderei tutti e due. Surri esterico, guardi, così piacciono a Papa Vegas, eh. Tudor, questo me lo regalerei quando avrò la possibilità di avere un cane. Volentieri. Ma non ce la potrò mai la possibilità perché faccio una vita di merda. L'anno prossimo. Cosa? Lo spero, non so. Vogliono uscire, vogliono venire con noi. Peccato che non sono questi regali per Stepney e Surri perché neanche loro possono avere un cane. È troppo complesso e impegnativo. Allora Tudor, secondo te quali sono gli animali che abbiamo preso? Questi? No, sì, questi poi erano belli. Ma cosa, gli uccelli? Fanno un casino di assurdo in casa. Mentre li registri? No raga, io li vorrei tutti. Che c'è? Non si tocca. No, non si può toccare. Perché c'è un cagnolino? Non ci sei. Ma la leggenda che ripetono quello che dici tu è vera. Dico, tanto. Dico qualcosa Tudor. Io non lo puoi toccare, ti stacca un dito. C'è un'acqua vedere, ti spacca il naso. Ti stacca un dito tu. Però potevi regalargli una cosa del genere? No, fa troppo casino. Questi sono i criscetini che gli volevo regalare. Però i criscetini, cioè, il problema è che si mangiano fra di loro, quindi i due non si possono prendere. E quindi alla fine gli ho preso queste. Sono porcellini di sono loro due, proprio? Loro due. Ciao piccola. Questo qui è proprio stile Antaro, sì. Proprio i colori di Antaro, quello è un colore diverso. Sono due sorelline, quindi già sono. Vanno d'accordo insieme. Zia, non ti possiamo portare Tudor, non lo uccidere. Vai pappagallo, va. No, ma che va dal pappagallo, è piccolo, è cucciola. Dato che Giuseppe si è dato la mia sfida di quest'oggi e fargli dire ciao a questo pappagallo. Ciao! Ciao! No, ragazzi! Ciao! Ciao! Ragazzi, lo sta di! Ciao! 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 Solo che costa. Che bello che è! Solo che quello costa 2000 e questo 1500, quindi. Pisello.
devi imparare nuove parole. Vaffanculo, pisello, ciao. Ciao. Che cazzo, ma devi dire pure altre parole. Ciao. E guarda che hai imparato. Ciao. Non lo dico. Ciao. Ciao. Quello fa un cazzo. Eccolo. Pisello. No. Bravo Tudor. Guardi apri te però. Dai che gli porto una nuova casa. Aspetta. Riesci a uscire? Aia. Ragazzi si sono immobilizzate. Hanno già capito che vanno in una casa di pazzi proprio. Io spero che le trattano bene, se no gliele prendo e le riportiamo. Come non le trattano proprio? Come non le trattano proprio? Sì, no, Stefano sicuro, no, Suri è senza cuore. E vedi che secondo me questa qua sarà la cosa che farà tornare il cuore a Suri. Sdici? Secondo me sì. Ragazze, contiamo tutte su di voi per dargli un briciolo di cuore. Allora, li abbiamo presi. Adesso dobbiamo cercare di portarli lì, trovare un posto per la macchina, salire, dire a Suri di andare nella stanza chiusa, sistemarli, darglieli, poi fare tipo un FaceTime e farli vedere a Stefano. Ci siamo? Ci siamo. Ok, Tudor, sono in mano tua le ragazzine là. Tudor, non devi cucinarle. Sono vive. Sono vive. Comunque, per chi non avesse capito, mica come sono tese. Sono tesissime. Zio, no, normale, stavano in una gabbia da 2 mesi. Tranquille, siamo arrivati noi, abbiamo fatto un casino. Devi farle rilassare un pochettino. Fai la brava mamma. Per chi non avesse capito, no. Comunque, si tratta di 2 porcellini d'India. Sì, ho detto anche... Cavie. C'è un altro nome dopo. Oniro. No. Non lo so. Ci sono di varie nazionalità le cavie. Queste... Cavie indiane. No. Porcini d'India. Non è vero, che cazzo vuol dire? Che cazzo ne so. Cavie. Cavie. Però queste sono hanno un certo... un po' di... British. Che cazzo dici? Sono i cavie inglesi. Ma veramente? C'hanno un po' la usa sotto il naso, vedi? Sono un po' English, ragazzi. Sono quelle britanniche, che vuol dire quelle a pelo corto. Perché se no, piano. Ciao. Piano, tu non le spaventare. Tu queste qui devi starci lontano in casa. Anch'io c'ho un gatto a casa. E che cazzo vuol dire? I gatti se le mangia le cavie? Vuol dire che so curare gli animali. Allora, Surri, io vi ho fatto un regalo. Che vuol dire? A te e a Stefano. Ho fatto un regalo. Però devi fare una promessa. Oddio. Devi dire queste parole, se no non te lo do. Devi dire che prometti di prenderti cura di questo oggetto. Prometto. Metti la mano sul cuore. Prometto di prendermi cura di questo oggetto. Di questa cosa, quello questa che cosa, cazzo. No, non è mica un animale. Tu dici prometti di prendermene cura. Oh mio Dio, giusto. Surri. Prometto di prendermi cura di questa. Che cosa hai preso? Di padre? Questa cosa. Di questa cosa. Ok. No, non dimmi che hai preso il polpo a Stefano. Ma perché? Ma c'è sta cosa di sto polpo? Voleva prendere l'acquario con il polpo. Ma sei sicuro? Ti giuro. Ma non si può avere un polpo. Sì, però costa un fottio di soldi. Ma che polipo? Ma sei scemo? Aspetta, ma chiediamo a Tudor se è pronto. Siete pronte? Siete diventate più chiatte, non so perché. Prendiamo Surri, va. Dai, Surri, hai fatto la promessa. Andiamo. Io ho un po' paura, eh. Ma va! Bene. Va bene, bella Surri, bravo. Ha promesso. Però è alla cieca, cioè... Ah, poi ci sei solo tu oggi. Non ho in mano niente quando sei arrivato. Infatti non avevo niente in mano. Hai presente quando ho portato il gatto a casa a mia madre? Ecco, ora tu sei me e io sono mia madre. Cos'è? Un porcellino d'India? Sono due porcellini d'India. Oh mio Dio, no, non riesco a toccarlo. Hai paura di un porcellino d'India? Ma sono due maschi. Due femminucce. Dai, sono pure femmine. Come si chiamano? E devi dare il tuo nome. Allora, Stefano 2 mesi fa mi ha detto, vogliamo prendere un animale. Io ho detto, ve lo scordate. Al massimo un roditore, volevo prendere il criceto, però i criceti in due non possono stare, si mangiano tra di loro. Invece le cavie possono stare tra di loro, anzi stanno insieme. Metti la musica di National Geographic. Ma hai paura di un porcellino d'India? Non lo so, non ho mai preso in mano un porcellino d'India. Un porcellino d'India? Ma che vuoi che sia, Suri, dai. Un roditore, frate, dammi. Ma non è vero. Guarda che bellino che è. È un porcellino d'India. Se non ve ne prendete cura vi ammazzo. La sfida di quest'oggi sarà prenderlo in mano. È un cane. Un cane. Ma cane non è vero un cane. Sì, invece vedo ogni mattina portarlo in giro a voi, conoscendovi. Ma scemi. Guarda, lei si è andata a mettere sotto al culo dell'altro. Ma c'hanno gli artigli? Ma che artigli? Hanno gli artigli. Che ne so io? Ma perché tu hai paura dei topi? Perciò. No, non ho paura dei topi. Non ho mai avuto contro i topi. Ah, è così quindi. Tu te l'hai detto, prendivi un topo. Stefano. Ciao. Io, ma che cazzo c'è sto sincretto? Ma che cazzo è fatto? Siamo qua con Tudor e Giuseppe. Che cazzo?
cazzo stai facendo? Praticamente Giuseppe ci ha fatto un regalo. Io ho detto che gli stavo facendo un regalo. Ci ha pregato il polipo. Te l'ha detto, te l'ha detto. Ma no, ma non si può avere un polipo. Oh mio Dio, ma perché io faccio un regalo e voglio allora, il polipo? Allora, prova a capire dal verso. Che cazzo è mai? Prova. Porcellini d'India. Ma non c'è. Ma com'è? Non hanno il verso. E sì. L'ha fatto lui. Porcellini. Sì. Sì. Non urlare, si mettono paura. Però bisogna stare attenti agli artigli. Ma non ce giugno. Le hanno gli artigli. Sicuro? Sono mesi. Sono povero. Guardalo. Ma poi Stefano ci porta dico anche che Surri ha paura di questi qua. Non è che ho paura, è che non l'ho mai preso in mano. Surri ha paura di quei cosi. Non li tocca. In mano no, non lo prendo ancora, devo prendere confidenza. Non so perché, ma lo sentivo. Ma poi sono due femmine, Stefano. Ma li puoi addestrare? Se sono due femmine non possiamo avviare la produzione infinita e vendere. Che cos'è venderli? Sta già pensando al business, Stefani. Scusa, porcellini d'India di Stefani e Surri, minimo 100 euro l'uno. Ma che cazzo dici? Sono due femminucce. Non è il mio. Sono tutte e due vostri. In comune, frate. Bisogna scegliere i nomi però. Non fate razzismo sul fatto che questa è più bella. Ah no, pensa su questa è bianca e questa è nera. Sei disconnesso. Guarda che bella faccia intelligente. No, tu sto carezzando per fargli capire. Chi comanda? Io ti sposto la più calma. Non facciamo le preferenze. Ecco. Felice, ma se vai a metterla sotto non le vedi più per due giorni. Guarda. Visto? È stato facile. Guarda, adesso va là. E si butta sotto. No, adesso cerca l'altra. Quanto è lunga. Ecco qua. Sono nascoste lì dentro. Salutate. Ragazzi, non si vedono. Speriamo che Suri le metta a proprio agio. Ciao.